nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi con il cuore colmo di dolore salutiamo un artista, ma salutiamo un amico, un fratello. Noi diciamo addio a Fabrizio, e addio significa affidarlo a Dio, metterlo tra le sue braccia, come già possiamo immaginare, no? Abbracciato al Padre. Ma questo addio ha il senso di un arrivederci, perché noi crediamo, fratelli, che lo ritroveremo. Lui già ha raggiunto i suoi cari, il papà e la mamma, e le persone che ha amato in questo mondo e che ci hanno preceduto nel regno di Dio. E allora, uniti nella preghiera, si unisce alla nostra celebrazione anche il vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, Monsignor Angelo De Donatis, che mi ha chiesto di trasmettervi la vicinanza, l'affetto, la sua preghiera a Carlotta, Stella, a Fabio, agli amici, ai colleghi e a tutta la famiglia Rai, e insieme a tante persone che amano Fabrizio e che ci stanno seguendo, tutti possano insieme a noi pregare il nostro Dio, che non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. E allora, all'inizio di questa celebrazione, rientriamo in noi stessi, riconosciamo tutti i nostri peccati, chiediamo perdono sinceramente per il male che abbiamo commesso, chiediamo anche perdono per il bene che avremmo potuto compiere e che forse non abbiamo portato a piena realizzazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, fonte di misericordia e di perdono, e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Fabrizio, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti, e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro sapienza, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé.
li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di lui, perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. Parola di Dio. Acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Non sia turbato il vostro cuore. Sono parole che Gesù rivolge ai discepoli poche ore prima della sua passione. Gesù intuisce che i discepoli sono smarriti, non sanno esattamente quello che sta per accadere al Maestro, ma percepiscono che qualcosa di grave, forse di irrimediabile, sta per accadere. E Gesù, come notate, non è preoccupato per sé, eppure ha accettato per amore di ogni uomo di offrire la sua vita e vede il tradimento, l'innegamento, vede la violenza, l'invidia, l'odio prendere corpo proprio contro di lui e ai discepoli per rassicurarli. Queste sono un po' le ultime raccomandazioni del Maestro ai discepoli, dice: non sia turbato il vostro cuore. E Gesù rivela perché il cuore può non essere turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Cari fratelli, cara Carlotta, Fabio, gli amici Claudio, Fabrizio, Marco, gli amici fraterni, colleghi, Stellina, e voi tutti. Queste parole di Gesù oggi sono per noi. Permettiamo a Gesù di consolarci. Credo che anche le mie parole oggi sono inadeguate e povere. Solo le parole della fede possono consolare il cuore. Quelle che lo Spirito Santo, baciando il nostro spirito, ce le fa entrare dentro e ci portano sollievo. Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me, e lo sta dicendo a coloro che lo vedranno sulla croce e scapperanno. Sono parole che Gesù oggi con amore rivolge a ognuno di noi. Fidati di me, abbi fiducia in Dio e fidati anche di me. Fratelli, la fede è fidarsi di Dio ed affidarsi, abbandonarsi. È vero, fratelli, noi viviamo questo mistero, non sappiamo perché, forse ce lo siamo chiesti, quando sorella morte bussa proprio alla porta accanto, ci interroghiamo, no? Ci diciamo, forse ci chiediamo perché. Noi non abbiamo una risposta
a questo che può sembrare un enigma, piuttosto è un mistero. La fede ci dona una luce, un raggio luminoso che ci offre il senso di quello che viviamo. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, per questo oggi non possiamo disperare e non siamo disperati. Addolorati sì, con un forte nodo alla gola, no? Con un dolore che forse non riesce a uscire, ma con questa certezza che Gesù ci conferma, no? Lo dice ai discepoli, non vi angustiate, io vado a prepararvi un posto. E nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, no? Molti posti. Noi combattiamo una vita, no? Per avere un posto, per raggiungere un posto che ci dia stabilità, ci dia visibilità, permetta agli altri di riconoscerci. Il Signore ci ha preparato un posto. È vero, non abbiamo fretta di raggiungere questo posto. C'è un'ora però alla quale il Signore ci chiama e Fabrizio è stato chiamato, forse in modo prematuro, non ci saremmo aspettati che la sua dipartita da questo mondo avvenisse così rapidamente. Oggi, vi dicevo all'inizio, noi salutiamo un artista, un fratello, un amico. Tanto è stato detto di lui. Io vorrei mettere in evidenza due aspetti. La cifra dell'esistenza di Fabrizio è stata la generosità. Fabrizio era consapevole di una vita meravigliosa che aveva, amava moltissimo la sua famiglia d'origine, papà Fulvio, che è stato un faro della storia del cinema italiano, e mamma Laura. Ha amato la sua famiglia e lì ha ricevuto quei valori che ha espresso e che noi abbiamo visto comunicare in video, ma comunicare nella vita allo stesso modo, senza distinzione, senza dicotomia. Abbiamo apprezzato di lui la sua spontaneità, la sua genuinità, questa generosità che a volte a chi era chiamato anche a gestire la sua immagine ha creato problemi. Qualcuno gli diceva: Fabrizio, ma forse dovresti centellinare un po' di più la tua presenza. Fabrizio partecipava a tutte le manifestazioni di beneficenza, ma noi conosciamo bene l'iniziativa Teleton, la partita del cuore, i viaggi che faceva con gli ammalati dell'Unitalsi, portando e facendo il treno bianco con gli ammalati che dura 2 giorni di viaggio per arrivare in condizioni non molto confortevoli. E lui accompagnava, si faceva prossimo e poi partecipava, e sono tante le manifestazioni. Pensate, oggi questa chiesa è assediata all'esterno dall'affetto di tutte le persone che vogliono ricambiare questo amore che hanno ricevuto. Siamo anche un po' in difficoltà perché chiaramente vorremmo accogliere tutti, ma la diretta ci permette di essere vicini a coloro che da fuori stanno seguendo e tutti coloro che da casa, come sempre, possono essere vicini a Fabrizio. Allora questa generosità, che poteva sembrare esagerata, ma lui diceva: io così non perdo d'immagine. Ma lui non faceva un calcolo, non era stratega su questo, non lo possiamo immaginare così perché non è vero, ma voleva, sentendosi fortunato, voleva aiutare, mettersi a disposizione. Non lo faceva perché era un grande filantropo, no? No, lui amava la persona e voleva una relazione. Tutti sanno, chi ha lavorato con lui, che era l'ultimo Fabrizio a uscire dallo studio, eppure anche adesso faceva 2 registrazioni al giorno, no? Era affaticato. Pensate, dopo 2 registrazioni, ma 2 puntate, voglio dire, così impegnative, col cuore, come le faceva lui, e poi dopo rimaneva a salutare, a parlare, a dialogare, a filmare l'autografo, e arrivava il responsabile dello studio, l'intendente, che doveva chiudere, e c'era anche un po' un sorriso, perché lui si donava. Fabrizio è stato capace di donarsi. Amato, è vero, molte persone, vedendo questo tripudio di affetto di questi giorni, si sono chiesti perché tanto affetto, perché Fabrizio sta raccogliendo quello che ha seminato. Fratelli miei, si raccoglie quello che si semina. Non ci sono
cose che avvengono così, a sorpresa. Fabrizio ha potuto mietere e questo amore gli arriva, adesso si riversa su Carlotta, su Stellina, ed è un bene che si trasformerà in benedizione, perché l'amore si rafforza donandolo, e questo Fabrizio l'aveva capito e lo testimoniava. È stato un uomo generoso, e vorrei dire un altro tratto che mi ha sempre colpito di Fabrizio è la sua capacità di compassione. La compassione è un dono di Dio, significa essere in grado di patire con, di soffrire. Fabrizio sapeva gioire, lo sappiamo, lo ricordiamo, per il suo sorriso trasparente che esprimeva la purezza della sua anima, dei suoi sentimenti, di un eterno ragazzo, come è stato detto, è vero, di questo suo sguardo puro sul mondo, sugli altri, capace di compassione, perché lo abbiamo visto, si commuoveva ma partecipava del dolore, il dolore dell'altro non lo lasciava indifferente. A volte siamo un po' anestetizzati, come dice Papa Francesco, no? Vediamo anche tanta sofferenza che per resistere e sopravvivere sfuggiamo, e lui aveva questo dono della compassione e questa generosità che ha manifestato, chiaramente lo ha fatto in tanti modi, sono tante le piccole manifestazioni che seguiva fino alla donazione, non soltanto di qualcosa di materiale, capite? A volte donare quello che abbiamo, magari di superfluo, è anche facile. Fabrizio riusciva a donare se stesso, l'ha fatto 20 anni fa con la donazione del midollo osseo, a una bambina che non conosceva, il suo era... Lolo era compatibile, e Fabrizio non lo ha detto, no? Solo molti anni dopo questo è venuto fuori, perché Fabrizio, secondo la logica del Vangelo, quando andava al Bambin Gesù a passare dei pomeriggi con gli amici che sono qui, no? Con i bambini malati, non chiamava i fotografi, non lo faceva sapere ai giornalisti, no? E quando un'amica che era lì con lui e davano i doni ai bambini aveva preparato un pacchetto di regali da portare a Stella, dice, questi sono per Stella, no, ma io non li ho voluti, era in un imbarazzo terribile, perché questi sono dei bambini ammalati, non li posso portare io a mia figlia. Fratelli, non vi dico nulla di nuovo, cosa sto facendo adesso con fatica, perché è un dolore grande che condividiamo. Vi sto parlando dell'anima di Fabrizio, un po' della sua anima. E la sua anima, fratelli, non è morta. La sua anima non è in questa scatola di legno. Il suo corpo, provato dalla malattia, in Rai mi hanno confidato che negli ultimi mesi lo chiamavano il combattente col sorriso, perché la sua forza è stato il sorriso, affrontare questa malattia con coraggio, dignità. C'è qui il cappellano che ha avuto modo di avere tante conversazioni con lui, e Fabrizio ha pregato per la guarigione, ma era affidato, era abbandonato e sereno, sostenuto dalla forza di Carlotta, dall'amore straordinario per questa bambina. Ricordo una volta quando l'ho incontrato, mi disse, Don Walter, io questa figlia che ho avuto in età adulta non è figlia del mio egoismo, no, io volevo comunicarle amore, l'amore alla vita e la mia vita. Quindi una scelta di amore. Lui ha saputo comunicare amore, lo ha saputo, è stato amato, è vero, e lo ha saputo. Non è stato un personaggio, no? Come è stato detto, è stata una persona. Tanti sono noti, famosi. Fabrizio era molto amato, amato e considerato uno di casa. Oggi, allora, preghiamo per lui, sapendo che il Signore, nella sua grande misericordia, può accoglierlo fra le sue braccia, e noi lo aiutiamo sapendo che questo affetto, questo amore, noi lo facciamo inserire in questa preghiera che sale al Padre e arriva all'anima di Fabrizio. Vorrei concludere, come dice la scrittura, ricordando a Carlotta, la scrittura dice che Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove. Il nostro Dio è un Padre buono che provvederà alla nostra vita di tutti i giorni
e lo farà anche con la preghiera di Fabrizio, che non mancherà. Proteggerà la sua stellina, Carlotta e tutte le persone amate. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della resurrezione. Preghiamo insieme dicendo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché abbiano sempre il coraggio di annunciare il Vangelo. Per questo ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per Fabrizio, perché tu lo accolga e possa godere della tua presenza. Ti chiediamo di ricompensarlo per tutto il bene che ha fatto. Per questo ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per tutti noi qui riuniti, affranti dal dolore, consolaci con il tuo Spirito Santo e donaci la certezza della tua resurrezione. Per questo ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per tutti i sofferenti, ai quali Fabrizio, senza risparmiarsi, ha sempre dato sostegno. Per questo ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e in morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Fabrizio insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con amore, o Padre, il nostro fratello Fabrizio, per il quale ti offriamo questo sacrificio. Perdona tutte le sue colpe e cancella in lui ogni traccia di umana fragilità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ci amiamo tutti, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa del tuo venuto. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Conserva il nostro Papa Francesco, tutti i vescovi, i suoi collaboratori e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Fabrizio, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendi l'ora partecipe della sua resurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno tutti i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il vostro spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
accogli, Dio Onnipotente, il nostro fratello Fabrizio nel suo passaggio da questo mondo a te, e per la potenza redentrice del sacrificio del Cristo purificalo da ogni colpa, perché possa partecipare alla gloria del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, stiamo per compiere il rito cristiano della sepoltura, affidando alla terra il corpo mortale del nostro fratello Fabrizio. Supplichiamo con fede Dio nostro Padre, nel quale ogni essere vive, perché lo risusciti e accolga la sua anima nella comunione dei santi e di coloro che lo hanno fedelmente servito. Nel giudizio Dio gli apra le braccia della sua misericordia, perché redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle da Cristo buon pastore, Fabrizio partecipi con l'Eterno Re alla gloria perenne e goda della compagnia dei santi. E ora, per pochi secondi, tutti nel silenzio del nostro cuore, preghiamo per l'anima di Fabrizio. Forse qualcuno si chiederà: ma come si fa a pregare per un'anima? Si tratta di parlare a Dio di Fabrizio, non perché il Signore non lo conosca, è un suo figlio amato, che tante volte Fabrizio ha pregato. Ma la preghiera ci permette di fare arrivare il nostro amore, quello che noi diremo a Gesù, a Maria. Pensate che non lo riportino all'anima di Fabrizio? Noi adesso, quando sentiremo, e sarà duro, no, il desiderio di fargli una telefonata, mandargli un messaggino, ecco, in quel vuoto, quel silenzio diventi preghiera, perché l'amore e l'affetto che la morte non spezza, non distrugge, gli può arrivare. Allora, con questi sentimenti preghiamo per pochi secondi, e quando ci verrà la nostalgia, che quel dolore diventi preghiera, così entriamo in connessione spirituale con Fabrizio, perché la sua anima continua a vivere e ad amare. La liturgia prevede ora due riti. Il primo è il rito di aspersione con l'acqua benedetta. Quest'acqua ricorda l'acqua che 60 anni fa, quando papà Fulvio e mamma Laura portarono il piccolo Fabrizio al fonte battesimale, chiedendo per lui il dono della fede e il battesimo. Ora quest'acqua è il segno di quell'acqua che zampilla per la vita eterna, quell'acqua alla quale già Fabrizio si sta dissetando. Ed è un'acqua che non passa, un'acqua che si rigenera, un'acqua che è il segno della vita che non finisce. Dopo verrà incensato il feretro. Come vedrete, il sacerdote compie questo gesto di amore, di profondo rispetto verso i resti mortali, perché il nostro corpo, fratelli, non è una carcassa. No, noi siamo il tempio dello Spirito di Dio, e noi abbiamo amato Fabrizio. Fabrizio ha amato attraverso il corpo. E ora, fratelli, questo corpo è come un seme che viene deposto nella terra. È vero, si trasforma, ma come il chicco di grano, si trasforma per germogliare. E nel momento della resurrezione della carne, quando anche la carne risorgerà e si unirà all'anima, ecco, noi crediamo questo, la nostra fede, la fede dei nostri padri, ci fa guardare alla vita che non finisce, nella quale già Fabrizio è entrato. Thank you.
Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Fabrizio, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai donato in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Fabrizio le porte del paradiso e a noi, che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita nel nome del Signore, andate in pace. E ora, prima di sciogliere l'assemblea, rivolgiamo per Fabrizio la preghiera degli artisti, che è una preghiera di affidamento di tutti gli artisti al Signore. E poi ascolteremo una poesia già dedicata a Fabrizio sull'amicizia, che verrà letta in seguito. Preghiera degli artisti. O Signore della bellezza, onnipotente creatore di ogni cosa, tu che hai plasmato le creature imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria, tu che hai illuminato l'intimo di ogni uomo con la luce del tuo volto, volgi su di noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà. Volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno. Guardaci, siamo artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori, conduttori televisivi. Siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua parola, quella che sentiamo nella tua grazia, quella che riceviamo dalla tua Eucaristia, da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto, fa che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di te attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini, come ha fatto Fabrizio. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza, donaci il tuo spirito di sapienza e di bellezza, ispiraci con il tuo amore e la tua grazia, donaci ali stupende affinché con l'arte ci innalziamo fino a te. Te lo chiediamo per Cristo Gesù, Signore e fratello nostro. Amen. Qualche tempo fa, in una piccola meravigliosa serata fra amici, gli avevamo dedicato questa poesia. Era un piccolo grazie a lui, che ringraziava sempre tutti. Provo a leggerla di nuovo per ringraziarlo un'altra volta, non per l'ultima volta. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o i tuoi timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare nel tuo passato, nel tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, ma posso offrirti la mia mano
perché ti sostenga e tu non cada. La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei, però io gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti, ad aiutarti, se me lo chiederai. Non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi del tuo cuore per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei e soprattutto posso essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico. Oh, mi sei apparso tu, sì. E tu non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della mia lista, non sei né il numero uno né il numero finale, tantomeno io ho la pretesa di essere il primo, il secondo, il terzo della tua lista. A me basta che tu mi voglia come amico. E qui allora ho capito che noi siamo veramente amici. E allora ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico. Ho pregato Dio e ho ringraziato Dio per te. E soprattutto ringrazio te per essermi amico. Suo e a nome di Fabrizio un grande grazie per la vostra presenza qui, un grazie sincero per l'amore dimostrato, sapendo è vero che ogni gesto di amore fatto in questa vita è impresso nella memoria di Dio e l'amore non si cancella, l'amore che Fabrizio ha donato si moltiplica, come dicevo anche prima, e Fabrizio avrebbe salutato ognuno dando la mano a tutti e ringraziando soprattutto le persone numerose che sono fuori, voi che siete all'interno, le persone che ci seguono da casa. Credo che dall'alto, col suo sorriso, ci guarda e ci accompagna.
Sì,
Grazie.
ragazzi, io sono il fratello. No, no, sono fratello. Come facciamo? Ciao, grazie tante ragazzi. Grazie. Vi dico una cosa, il fatto che siete tutti qua significa qualcosa, no? Ragazzi, però avete immagini, avete ricordi, avete tante cose. E pensate un pochino a me, che per me saranno veramente cavoli amari. Grazie. Bello, bello, bello.
We'll be right back.
Thank you.